Buongiorno a tutti e tutte, grazie per la presenza. Vi porto i miei saluti in qualità di segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera, quindi ovviamente i saluti di tutto l'Ufficio di Presidenza. È un momento a mio avviso molto importante oggi, perché apriamo tutto sommato un vero e proprio dibattito importante circa la tematica, che è una tematica che ovviamente mi addolora giorno dopo giorno e sempre di più. Quando rivestivo la carica di sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, durante insomma, il Conte 2, quindi nel periodo del Covid, noi pensavamo che la nostra società non avrebbe subito insomma, momenti peggiori dopo quello. La realtà purtroppo è stata molto tragica. Questi 2 anni sono stati davvero terribili, insomma, e si pensava di poter assistere a un episodio lampo, in realtà così non è stato. Questo ovviamente porterà, cambierà proprio la storia non solo dell'Europa, insomma, ma di tutto il contesto che si sta muovendo dietro questo incredibile periodo. E pensare a una guerra alle porte dell'Europa, quindi praticamente anche in Europa, era davvero impensabile. Purtroppo ci siamo. Per noi politici parlarne è molto molto complicato, perché e infatti in questo contesto mi trovo molto più a mio agio, perché per noi utilizzare la parola pace sembra già un problema al giorno d'oggi, quindi questo è abbastanza difficile poi nella comunicazione. Pace giusta, non entro nel merito oggi, perché il confronto con la geopolitica invece è proprio questo, l'importanza di essere qui oggi è proprio innalzare il livello, non che la politica non lo abbia, però a volte a noi mancano forse anche un po' gli studi che riescano a farci ben comprendere certi eventi che succedono nel mondo. E quindi oggi appunto vi ringrazio anche per avermi invitato e per essere qui tutti, e ringrazio l'autrice soprattutto perché so che questo lavoro non arriva dal divano, come si dice diciamo in gergo, ha un'esperienza già e un curriculum molto importante, ha avuto una visione diretta dal campo, quindi quando si parla di guerra si parla di persone che sono in guerra, famiglie che subiscono distruzioni, città distrutte, quindi è davvero un quadro estremamente desolante. E leggere quindi un racconto, dico distaccato dal punto di vista delle colpe, molto invece particolare nei dettagli di chi ha vissuto veramente quel contesto, è veramente formativo per tutti. Grazie. Grazie onorevole segretario, buongiorno a tutti. Sono passati meno di 2 anni da quando un giovane avvocato newyorkese si presentò a me in università dicendo: voglio cambiare mestiere. Ma lei, ho studiato alla Sorbona, mi fa vedere la laurea, molto brillante, poi vivo a New York, dove faccio l'avvocato anticorruzione, però mi sono innamorata della geopolitica. E io, come tendo a fare con i miei studenti, con i miei stagisti, frenai, perché una carriera brillante avviata nella Grande Mela, laurea all'ombra della Tour Eiffel. Poi cominciò a parlarmi e conosceva nel dettaglio tutti gli autori geopolitici, andando indietro anche fino a quando questa scienza è stata teorizzata. E poi, ciliegina sulla torta, indegnamente conosceva anche a memoria 10 anni dei miei scritti. La responsabilità di dire a una persona sì, secondo me puoi o devi addirittura, ma di fronte a tali evidenze mi ha resi. Durò poco in università la collaborazione, perché eravamo nell'autunno del 2021, quindi pochi mesi dopo, poche settimane dopo, il famoso 24 febbraio, e lei partì per l'Ucraina. Ed eccola qua, la rising star della geopolitica italiana. La cosa che colpisce di questo libro, vado sistematicamente all'universitaria, metto da parte il giornalista, è il titolo. Nel titolo l'Ucraina non c'è. Questo è il primo dato.
Cioè uno vede il libro, geopolitica, capire il mondo in guerra, l'Ucraina non c'è. E allora capisci subito che questo è un manuale che è scritto con il passo della cronaca, ma che è un libro di storia. E direi di più, è un libro epico. Ti fa capire che questa, e non è azzardato, ecco perché dico dimentico il giornalista che cerca il titolo, lo dico da docente universitario, di geopolitica, questa è la guerra di Troia dell'Evo contemporaneo. Questa è la nostra Iliade, fa una cesura rispetto a quella che è l'abitudine con cui concepiamo i 60 conflitti, di cui 20 ad alta intensità, oggi in corso nel pianeta. Questa fa una cesura dentro, entra come una lama, non ci sono le Andromache, gli Ettori, gli Achilli, gli Aiaci, forse anche, ma non è quello. Dopo 30 anni di fine della storia, dopo 30 anni di post-storicismo e di geoeconomia in cui ci siamo avvezzi a credere che tutto dipendesse dall'economia, questa guerra, come sui banchi di scuola, ecco perché diciamo è un classico, l'Iliade ci ha insegnato a capire, a comprendere che sono altre le dinamiche che portano gli uomini a confliggere, sono le psicologie profonde dei popoli. Questo è un libro anche di psicologia del profondo, si snoda, si dipana così. È una, la geopolitica è un attacco multistrato. Questo vuol dire, questa è una terminologia mia, Greta Cristini, ma è la stessa cosa, dice che è una lente multidisciplinare, che è una scienza di per sé ovviamente inesatta, ma che ha il dovere di essere una scienza completa, come tutte le scienze umane, che hanno il dovere come scienze umane, se no tali non sarebbero, non devono avere la presunzione di essere scienze complete, se no scienze esatte, se no sarebbero scienze matematiche, ma complete. Devono prendere in considerazione tutti i punti di vista, perché se in questa TAC multistrato te ne perdi una, non cogli l'insieme del problema. E soprattutto, come nella diagnostica, c'è la componente ecografica. Voi sapete che rispetto alla TAC e alla risonanza, l'ecografia invece ha una valenza soggettiva. E la valenza soggettiva sono le psicologie dei popoli. Per cui la geopolitica non è mai la stessa, ma cambia di nazione in nazione perché attinge, è sottesa dalla psicologia del profondo dei popoli. E perché è bello presentare questo libro che parte, dicevo, col passo della cronaca, parte dagli occhi. A Mykolaiv comincia a Mykolaiv sul fronte, negli occhi azzurri di padre e figlio che dicono a Greta Cristini: andiamo al fronte tutti e due, scrivi la nostra storia, non sappiamo se domani torniamo. E ti fa capire che c'è un popolo, padre e figlio insieme, che hanno una propensione alla guerra, cosa per noi dimenticata, cosa per noi rimossa da 70 anni, padre e figlio che vanno insieme, sapendo che sono uguali la chance dell'uno e dell'altro, quindi invertendo anche quella che è la normalità di fronte alla morte, alla prospettiva della morte, la propensione, no? la dinamica generazionale, padre e figlio che vanno insieme. E questo già ti fa capire la diversità. Ecco perché ho citato l'Iliade, perché ti insegna che la storia è fatta dei sentimenti, che qualche volta e poi diventano incontrollabili, nella storia diventano risentimenti. Del resto, perché è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, se non perché è andato su il nazismo, se non per i risentimenti delle paci della Prima Guerra Mondiale. Ti insegna che i sentimenti collettivi possono essere pericolosissimi, non sempre sono una cosa generosa, ma hanno una dinamica che può anche diventare perversa. E c'è la domanda che Greta pone, siamo già al primo dei 10 capitoli, Lettere dal fronte: come, non chiede quando, non presume che finisca, come finirà questo dolore? Le generazioni lo attraverseranno e lo passeranno, ci sarà una forma di coesistenza, come succede tra Francia e Germania, tra Ucraina e Russia, sarà come tra Francia e Germania, si sono ammazzati i francesi e tedeschi per secoli sul Reno. Oppure invece rimarrà un odio atavico,
gli ucraini non rimuoveranno l'Holodomor, perché c'è poi anche questa leggenda metropolitana ad uso degli occidentali che stia nascendo adesso una nazione. Non ha una capacità di resistenza come quella che hanno dimostrato gli ucraini dal 24 febbraio, se già non esistesse. Diciamo che la nazione piuttosto si è sviluppata, si è consolidato questo sentimento collettivo, ma l'Ucraina esisteva almeno dal tempo dell'Holodomor, dal tempo della grande strage, in termini di risentimento e di identità nazionale mossa per, creata per contrasto. Esisteva almeno da 100 anni, dagli anni 20-30 del Novecento a questa parte. Ecco, questa è la partenza. Ed è un libro che è molto bello presentare, e siamo già al primo dei 9 capitoli, qui alla Camera dei Deputati, perché ti dice che quindi, siccome c'è quest'ambito che sfugge all'economia e che cambia di paese in paese, ti dice che tutto è geopolitica, ma mi piace qui dire alla Camera dei Deputati che tutto è politica. E mi piace ancora di più, questo è il primo capitolo del libro di Greta Cristini, dire qui alla Camera dei Deputati che non solo tutto è politica, ma questo è un libro, la geopolitica è anche un fatto democratico. Perché Greta Cristini dice: non vi illudete che la storia la facciano i leader. In epoca dove tutte le forze politiche si sono date un assetto leaderistico, personalistico, strutturato sulla figura del leader pro tempore, sentire che la storia la fanno i popoli, gli aggregati umani, e che il compito del leader è soltanto quello di interpretare e intercettare quella che è la volontà dei popoli, di cui spesso i popoli non sono consapevoli, perché questo sarebbe altrettanto un discorso pericolosissimo, no? Sarebbe la politica dei sondaggi. Il leader guarda i sondaggi, quella è la superficie. Quella è la superficie, ci dice la Cristini. È interessantissimo il primo capitolo. Quella è la superficie del sentire popolare. Poi c'è la speleologia. Spesso i popoli, qui è terribile, finora ho blandito le istituzioni italiane, lei è severissima, è feroce nel quarto capitolo, perché dice il grande problema dell'Italia in questo momento non ce l'ha con una forza politica, in particolare, in generale, con la classe dirigente, che non è soltanto quella politica, quando intendiamo i decisori. L'insieme dei decisori italiani, dice, non sanno quello che vogliono, non sanno di che cosa il paese ha bisogno, quand'anche riuscissero a saperlo, se ne disinteresserebbero, perché non sarebbero capaci, non avrebbero gli strumenti per risolvere il problema. Quindi 5 ne dice una dopo l'altra, che è come dire un knockout, te mette all'angolo come classe dirigente, ma proprio perché l'affondo è duro, lo cito, ho citato testualmente, vedete che annuisce i 4 verbi che... Ma che la geopolitica sia democratica e che il leader sia quello che sa intercettare nel profondo i fiumi carsici della storia, perché dove va la storia lo capisci soltanto andando a pescare le correnti profonde dei fiumi carsici che sottendono la storia, è un dato estremamente consolante per chi fa politica, perché ci dice che, contrariamente a Fukuyama, il XXI secolo sarà e può essere il secolo della politica, anzi, che sarà il secolo della politica o non sarà, perché solo la politica, come capacità di sintesi, gli può dare una via d'uscita dalle strettoie in cui si è andato a infilare. Per fare questo, ovviamente, bisogna calarsi nella testa, nel profondo, nelle viscere. Lei dice che bisogna scendere nelle viscere, cito testualmente, siamo passati al capitolo successivo, della nazione, ma bisogna stare anche nella testa del nemico, o dell'interlocutore, o dell'alleato, capire che cosa vuole, ne butta lì due. La Russia, perché l'attacco multistrato c'ha tre strati. Uno strato è quello che tutti percepiamo, Russia-Ucraina, poi c'è il secondo strato, Russia-NATO, e poi c'è il terzo, Occidente-resto del mondo. Quindi adesso 3 livelli di profondità, ripeto, perché è interessante, Russia-Ucraina, poi c'è il secondo livello, che è quello altrettanto evidente, Russia-NATO, poi c'è un altro ancora più profondo, Occidente-resto del mondo. Che vuol dire? Che è una guerra magnetica dove a nessuno riesce di chiamarsi fuori. Nemmeno la guerra fredda aveva polarizzato il mondo così. Lei cita il fastidio di una grande nazione, oggi la più popolosa del mondo, ha superato la Cina, come l'India. Narendra Modi non avrebbe voluto schierarsi, gli faceva comodo
barcamenarsi tra l'amicizia storica in funzione anticinese con i russi e l'apertura recente, l'appeasement con gli Stati Uniti. E questa invece Russia e Stati Uniti lo obbliga a schierarsi. All'esempio, non li posso, lei ne fa tanti, è molto analitico il libro, è molto dettagliato, io ovviamente invece per esigenze di tempo vado en passant. Quindi ci sono questi due poli magnetici che obbligano a schierarsi da una parte o dall'altra, ovviamente nella forma delle sanzioni, della partecipazione alle sanzioni, ma questo non ci deve far pensare che i due poli poi si aggreghino al loro interno. Ecco perché è complessa da interpretare. I due poli, questa è anche una guerra, non è soltanto centrifuga verso i due poli, non è soltanto, ma divide anche il mondo, è una guerra che sta facendo il mondo a pezzi. Perché? Perché risveglia di fronte al pericolo, e oggi tutti, anche noi che la Russia la percepivamo come una bella meta qualche volta di vacanze a San Pietroburgo, oggi percepiamo anche noi, figuriamoci i baltici, figuriamoci i polacchi, figuriamoci i cechi, figuriamoci i romeni che sono stati schiacciati dal tallone russo storicamente, noi pure, addirittura gli italiani, percepiamo noi stessi la Russia come un pericolo. Si è arrivata qui la paura, figuratevi la polarizzazione, ma al tempo stesso la spinta non è soltanto centripeta, non siamo soltanto attratti da questo magnetismo, è anche centrifuga, perché ogni nazione nell'ora della verità, quando percepisce il pericolo, poi riscopre i propri interessi. Greta Cristini arriva addirittura a mettere in forza che l'Europa rimanga unita, la UE, ma che ci possa essere un altro Brexit. Te lo dico al maschile perché a Limes c'è questo vezzo di non dire la Brexit, ma dire il Brexit. E poi Germano Dottori lo dice a Caracciolo e mi mette in difficoltà. Cioè addirittura mette in dubbio che ci possa essere un'altra Brexit, un altro Brexit. Ecco. Questa è la partita in corso, quindi il mondo è a pezzi. E per capire come contenere questo rischio bisogna fare lavoro di intelligence, e siamo al quarto capitolo. Ma le intelligence hanno toppato, perché gli americani, che pure avevano capito per primi, hanno il 12 gennaio del 22, Burns, va il 12 gennaio di corsa da Zelensky, e Zelensky non ci crede, dice i russi blefano, mancano 40 giorni all'invasione, 12 gennaio, ed era andato da Putin, e Putin ovviamente aveva fatto la sfinge due mesi prima, si era sentito l'8 dicembre al telefono con Biden, lo stesso anche al telefono la sfinge, e quindi corre ad avvisare Zelensky. Gli americani suggeriscono a Zelensky di fare il governo in esilio, quantomeno di andare a Leopoli, cioè in Transcarpazia, in Galizia, le regioni storicamente occidentali. E Zelensky, vi dicevo come i sentimenti, questa nostra Iliade, questo primato dei sentimenti, e l'intelligence l'ha toppata, ha sottovalutato la capacità di resistenza degli ucraini, aveva sopravvalutato quella dei russi, che attaccavano da nord e da nord-est, da Kharkiv, attaccavano dalla Bielorussia e poi da sud. E già il 21 settembre hanno dovuto rinunciare alla direttrice del nord, e questo nessuno se lo aspettava. Quindi vedete come anche l'intelligence è andata in difficoltà. A chi dà la colpa Greta Cristini? Al fatto, dice, siamo arrivati già al quinto capitolo, che come diceva Helmut von Moltke, le guerre, una volta che i due eserciti entrano a contatto, cioè una volta che scoppiano, vivono di vita autonoma, sfuggono al potere decisionale di controllo di chi le ha scatenate. La guerra è una creatura che vive di vita autonoma e si sottrae al controllo dei suoi genitori, di chi l'ha partorita. Singolare che anche i papi nelle loro recenti encicliche scrivano la stessa cosa. Il primo è stato Giovanni Paolo II a fare questa analisi, qui parla il Vaticanista un attimo, della guerra. Ratzinger gli è andata presso, e anche Bergoglio, cioè la guerra come creatura che vive di vita autonoma e lascia al destino di apprendisti stregoni, come tante lampade di Aladino, coloro che l'hanno suscitata, che l'hanno fatta uscire dalle tante botole della storia dove è contenuta, perché l'altra tesi di Greta Cristini è che le guerre legittimano, incanalano quella carica di violenza, giustificano
quella carica di violenza che c'è dentro l'uomo, arrivando alla demonizzazione del nemico. E questo è un fatto che purtroppo verifichiamo su ambedue i fronti, perché è facile dire che a demonizzare gli ucraini sono i mostri Kadyrov e Prigozhin, ma noi sentiamo anche i generali ucraini che spingono a portare indietro i cadaveri dei russi. Lo vediamo su internet, la guerra internetiana, perché sanno che i soldati russi stanno su Facebook: vi uccideremo, non avanzate, rimanderemo a casa i vostri cadaveri. E questo accade su ambedue i fronti, con questo straordinario paradosso, ci dice Greta Cristini, che questa è una guerra corpo a corpo feroce e primitiva, e al tempo stesso anticipa la guerra del futuro, cioè quella che sarà la guerra delle macchine. Perché grandi protagonisti, i carri armati stanno scomparendo, i carri armati sono i grandi sconfitti, perché costano molto di più di quello che ci vuole a farli saltare, basta un drone che costa infinitamente meno di un Leopard o di un Abraham. E quindi forse i carri armati scompariranno dai campi di combattimento, ci saranno i droni che anticipano la guerra di macchine, Dio non voglia, dice Lucio Caracciolo, non so se l'avete letto quell'editoriale, perché sarebbe la fine della geopolitica, perché vi dicevo che la geopolitica presuppone l'esistenza della variabile indipendente del sentimento umano. Ovviamente in una guerra di macchine questa scomparirebbe, verrebbe messa da parte, e quindi saremmo a Terminator, e quindi saremmo alla saga e alla serie dei film Terminator, e sarebbe anche la fine della geopolitica. Ma tutto questo, tutto ciò ancora non è. Questa è una guerra che ha come protagonisti i popoli, e due popoli che hanno una capacità di resistenza rispetto alla guerra, perché le sanzioni hanno piegato, hanno compromesso la base produttiva russa. Eppure il popolo russo, che invece storicamente è stato capace, l'ha dimostrato da Napoleone a Hitler, di avere una capacità sovrumana e sovrastorica di resistenza agli attacchi e alle invasioni, va avanti, perché subentra un'altra variabile indipendente, osserva Greta Cristini. Dopo che scoppia la guerra, se ci sono dei popoli che hanno questa tendenza che lei definisce massimalista in sé, in questo caso ce l'hanno ambedue, gli ucraini e i russi, non conta più la valutazione che ciascuno dà sull'opportunità o meno della guerra, quando anche i russi e probabilmente buona parte della loro opinione pubblica ritiene che questo attacco, questa guerra in Ucraina fosse inopportuna, ormai è in gioco l'onore della nazione, vanno avanti, e quindi non conta più l'analisi e la valutazione di pertinenza o meno della guerra. E quindi voi chiedete: ma quando? Stiamo arrivando ai capitoli finali, ma quando? Ma quando finirà? Ecco, questo non è un libro senza risposte, anche se poi io vorrei che giustamente fosse Greta ad aggiornarci sulle risposte. Vi dico quali sono i parametri all'interno dei quali Greta colloca le risposte. Questa guerra finirà quando ambedue si persuadono che la vittoria non è possibile, finché continuano a sperare che senza distruzione del mondo una vittoria sia possibile, andranno avanti. E secondo parametro, che la pace, una pace accettabile, che esiste una pace accettabile. Quindi questi sono i due parametri all'interno dei i margini cosiddetti in un diagramma di flessibilità. Quando ambedue le opinioni pubbliche e i leader che le interpretano si convinceranno, perché nessuno di noi è così ingenuo da pensare che Zelensky e Putin non rispondano a una classe dirigente che gli sta intorno. Anzi, chi vi parla, ma penso anche molti di voi, condividono l'opinione che Putin, paradossalmente, e Zelensky rappresentino la posizione, ciascuno dei due, più moderata all'interno del gruppo dirigente che loro guidano, quando tra questi due paletti della vittoria impossibile, persuasi le due opinioni pubbliche, persuasi che la vittoria è impossibile e che dall'altra esiste una pace accettabile, ci dirà quali sono le possibilità, adesso ce lo dirà Germano Dottori e ce lo dirà Greta Cristini, che questa possa essere una via d'uscita. Nel frattempo, quali sono invece i risultati già acquisiti?
Il risultato già acquisito, di cui si parla poco sui giornali, è un risultato antropologico. Cioè è troppo semplicistico che io vi venga a dire stamattina, lo diciamo tutti, ormai ne siamo tutti assodatamente convinti che questa guerra ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo, che la dimensione post-storicistica, Fukuyama, la fine della storia, che la guerra la fa l'economia. Noi pensavamo che il Covid, lo spread, il PIL fossero questi i termini nei rapporti di forza fra le nazioni, che su questo si basassero. Oggi siamo tutti convinti che l'uso della forza, il possesso del territorio, l'influenza oggi è quello che determina i rapporti tra le nazioni. Ecco perché la chiamo l'Iliade del nostro tempo. Perché la guerra è tornata prepotentemente come categoria di riferimento per capire, per comprendere i rapporti di forza tra i popoli, i rapporti tra le nazioni. Ecco in che senso. Ma questo è quasi scontato che io lo venga a dire. È cambiato l'uomo. È cambiata l'idea che tutti noi abbiamo dell'uomo. Cioè dell'uomo che è proiettato e che ha in sé e che finalmente ha scoperto la pace. Ecco, questa idea di fronte alle stragi di Bakhmut che ci sono entrate nelle case, noi l'abbiamo abbandonata. Dice, ma succedeva anche a Gaza, dove io sono stato tante volte. Per noi era periferica, adesso è centrale nel nostro immaginario. Lo so che è la stessa cosa. Lo so che è la stessa cosa. Ho visto a Gaza le brutalità. E in tante altre parti del mondo. C'è stato il Ruanda nel 94, prossimo anno sono 30 anni, c'è stato il Ruanda, 1 milione di morti, ma era periferico al nostro immaginario. Questo è centrale e ce l'ha inculcato e instillato dentro. E poi ci sono due linee rosse, andando a concludere. Una è la linea rossa della guerra delle macchine, ma è ancora lontana. Guerra corpo a corpo ci fa capire che è vero che sia Russi che ce lo dice, lei è bello il capitolo per gli appassionati, lo dico per i giovani, che si sta addirittura studiando la possibilità già in America, in Russia, in Cina, di mettere il cervello dei singoli soldati online, di accrescere le capacità intellettive e mnemoniche, di fare il cyber e mandarlo a combattere. Per adesso i droni abbiamo che sono protagonisti, non sono ancora i droni che decidono da soli, però sono i droni che già valutano il terreno, capiscono dove colpire, trasmettono, hanno già un 50% d'autonomia rispetto all'altro 50% che rimane a chi li pilota. Quindi si va veloci verso la guerra delle macchine. Quello che invece è un confine che è molto più vicino è quello della bomba. E Greta Cristini dice questo oltre all'idea dell'uomo. È cambiata una seconda cosa, è finita la deterrenza nucleare. Cioè noi abbiamo vissuto e siamo cresciuti nell'idea che armarsi conveniva perché quante più bombe nucleari, tanto più nessuno le avrebbe usate. La deterrenza nucleare, perché la deterrenza era un fattore psicologico collettivo che persuadeva tutti che non si debbono usare. Perché se no l'altro ti distrugge, c'è un potenziale tale da distruggere il mondo e questo in qualche modo funge da ombrello per tutti noi. Oggi invece con una facilità estrema si parla di arma tattica e di uso limitato dell'arma tattica. Quindi il libro di Greta Cristini, che era cominciato a Mykolaiv, negli occhi azzurri di padre e figlio che vanno a morire, finisce con l'acuto di Bocelli. Bocelli non è il nostro Bocelli, ma è il soprannome che nel 68esimo battaglione al fronte i soldati ucraini danno a un loro commilitone, appassionato del nostro Bocelli, che seduto sopra un carro armato dice a Greta Cristini, che gli chiede, ma voi temete che i russi e lui gli risponde, no, noi siamo convinti che prima o poi la butteranno l'arma tattica, che prima o poi distruggeranno 40-50 mila vite a seconda della cittadina che loro scelgono, l'abbiamo messo in preventivo. Ora che un popolo metta in preventivo che prima o poi arriverà la bomba, che moriranno 50.000 persone come a Hiroshima, e pensa di continuare la guerra lo stesso, indipendentemente, perché gli americani gli hanno già detto, noi nei nostri piani se buttano l'arma, noi non lo faremo, noi distruggeremo con mezzi convenzionali, questo hanno fatto sapere ai russi, la flotta del Mar Nero russa, quella sarà la nostra risposta, ma sarà comunque convenzionale. Quindi se lo sono già detti i russi e gli americani, gli ucraini vanno avanti,
questa è la prova probante che è finita la deterrenza nucleare come fattore di impedimento psicologico all'uso delle armi, e questa è una linea rossa che invece, a differenza di quella delle guerre delle macchine, è stata già superata. E toccherà a Greta Cristini dirci se prima che venga superata l'altra o che si arrivi all'uso dell'arma tattica, quando anche finora c'è stato l'incidente polacco del missile caduto che hanno fatto dire che era degli ucraini. Greta racconta benissimo, con tutto il lavoro di intelligence dietro le quinte, behind the scenes, cosa è successo. Zelensky, che è stato smentito, si sono messi d'accordo per dire, consapevoli del rischio che correvano, no, è un missile nostro, sapevano benissimo che invece era un missile russo caduto in territorio NATO, ma non poteva farsi scattare l'articolo 5 dell'alleanza, se no oggi già saremmo alla guerra. Se prima che succeda tutto questo esistono dei margini e in che tempi di tregua e di composizione. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, mi uniformo anche io alle regole di ingaggio che ci sono state imposte, vengo a parlare al podio anche se non sono un uomo politico e non ne ho diciamo l'abitudine, però insomma è anche un modo per guardarsi meglio negli occhi mentre discutiamo di questi argomenti. Allora, innanzitutto va detto che ogni qualvolta esce un volume che tratta di argomenti attinenti alla politica internazionale e alla geopolitica, c'è da festeggiare, perché è un contributo che viene dato al progresso di un dibattito che nel nostro Paese tende, quando vengono affrontati i problemi delle scelte che riguardano pace e guerra, a polarizzarsi lungo linee ideologiche. Quello che facciamo all'IMES, perché questo volume in realtà è anche una specie di introduzione alla lettura di l'IMES. L'IMES è una rivista che viene spesso fraintesa, no? Quello che facciamo all'IMES, che cosa è in realtà? È fare il debunking della polarizzazione ideologica che si genera attorno ai conflitti di interesse e attorno alle guerre che scoppiano in ogni momento nel sistema internazionale. Veniamo accusati di fare un servizio alla propaganda dell'avversario dell'Occidente in questo momento, quando semplicemente ci limitiamo a ospitare dei contributi d'alto livello di persone vicine al potere politico del Cremlino o comunque che hanno una legittimazione a esprimersi, perché questo ci dà conto delle percezioni che hanno potuto condurre a un passo tanto incomprensibile per noi che viviamo in Occidente, per noi che viviamo in Europa, per noi che viviamo in Italia. Quindi, ci sono già due buone ragioni per comprare e leggere questo volume, che ha una missione secondo me divulgativa, perché tra le altre cose, poche per la verità, che Piero non ha detto del libro, è che il libro si legge molto agilmente. È scritto con uno stile piano, senza impiegare parole incomprensibili o accessibili soltanto a persone che hanno un elevato titolo di studio, e si presta veramente molto bene come forma di lettura propedeutica all'acquisto di un volume di l'IMES, che invece molto spesso, ahimè, pubblica contributi che non sono di agilissima lettura. Abbiamo sempre nei nostri articoli un apparato di note abbastanza sviluppato, impieghiamo termini un po' da iniziati, insomma, allora questo lo dobbiamo riconoscere, ma proprio per questo la pubblicazione di questo volume secondo me rappresenta qualcosa di molto utile per la crescita del nostro dibattito. La geopolitica, ha ragione Piero, no? Nasce almeno nella sua versione contemporanea come una forma di democratizzazione del dibattito sulle grandi scelte della politica internazionale. Nasce a sinistra, occorre dirlo, e prende piede subito dopo la fine della Guerra Fredda con degli interventi che in Francia fa Yves Lacoste, e che vengono poi in parte ripresi e sviluppati in una monografia di Micromega.
12 articoli, li ricordo molto bene perché all'epoca prestavo servizio militare presso il Quirinale, nella casa militare del Presidente della Repubblica, quando la dirigeva Carlo Jean. E Carlo Jean mi diede il compito di sintetizzare ognuno di quei 12 contributi che erano in Micromega in non più di una cartella e mezza. Quindi me li dovetti studiare bene. E Jean mi spiegò, guarda, anzi, mi dà del lei e continua a darmi del lei, dottori, c'è la possibilità che in Italia sorga una rivista di geopolitica, questo potrebbe essere il primo passo, dobbiamo fare un investimento tutti noi perché il progetto abbia successo, perché può far fare il salto di qualità al nostro paese che sta entrando in un'epoca di competizione molto più accelerata che sarà connotata da una maggiore instabilità. Ricordatevi che Jean venne attaccato nel 90-91 per aver detto che il crollo del sistema bipolare avrebbe comportato una crescita dell'instabilità, una moltiplicazione dei focolai di conflitto e quindi più guerre. Lo accusarono persino di essere un nostalgico delle dittature comuniste. Lui ne rideva molto, credo ne rida tuttora, perché c'è una persona lontana, francamente, da quel tipo di mondo e da quel tipo di pensiero. Questo era lui, questo è lui. Al margine mi vorrei permettere di dire la mia su alcuni dei temi che vengono trattati dal libro di Greta e, per la verità, temi che costituiscono anche un oggetto di dibattito interno tra di noi all'IMES. Tra parentesi, noi siamo un gruppo di amici oltretutto. Amici che condividono una passione, condividono un interesse e vogliono darsi da fare per il futuro di questo paese, anche utilizzando la nostra rivista come uno strumento pedagogico. Questa è la nostra ambizione, il nostro direttore l'ha più volte esplicitata, specialmente in occasione dei nostri festival a Genova. Comunque, le cose che, su cui volevo soffermarmi sono essenzialmente tre, e voglio dare un contributo su questi tre problemi, mettendo a vostra disposizione un po' l'esperienza che ho accumulato in tutti questi anni che mi sono occupato a vario livello dei problemi della politica internazionale e della politica di sicurezza, perché io vengo dagli studi strategici, io arrivo alla geopolitica dagli studi strategici, e c'è veramente una sovrapposizione fortissima che è data dal fatto che in entrambe le discipline, in entrambi i campi, a prevalere la logica paradossale del conflitto. La geopolitica è qualcosa che ha a che fare con i conflitti di interesse, esattamente come gli studi strategici. Non c'è la logica dello scambio né la logica affettiva della dazione, per cui qualcuno fa qualcosa senza pretendere nulla in cambio, e neanche lo scambio, cioè non è che vendi qualcosa per comprare qualcos'altro. Il conflitto è qualcosa che ha a che fare con la competizione per un bene che non può essere diviso, la supremazia, il potere, la conquista di una posizione apicale. E allora, vengo alle tre cose. Innanzitutto, il rapporto tra la geopolitica e la politologia. Non è vero che geopolitica e politologia siano necessariamente in antitesi. Per come la vedo io, la geopolitica deve avere una parte politologica, perché altrimenti noi non comprendiamo come funziona il sistema decisionale, il sistema politico di uno Stato che entra in guerra o comunque inizia a covare delle ambizioni che lo portano ad assumere un comportamento internazionale più o meno aggressivo o comunque più o meno divergente rispetto a quello che noi auspicheremmo adottasse. Ovviamente non può essere una politologia polarizzata ideologicamente, deve essere una politologia basata sul realismo, no? E non per caso, noi all'IMES un politologo ce l'abbiamo, che è Ilvo Diamanti, che scrive degli eccellenti articoli, però bisogna dirlo, di geopolitica elettorale, ma lui spiega come si arriva a certi risultati sul territorio e perché. Lo fa da politologo, non da geopolitico. Quindi un ponte assolutamente, assolutamente possibile. Io poi, per formazione mia, c'è qualche mio amico e vecchio compagno di studi alla LUIS, noi abbiamo studiato la scienza della politica sui testi di Sartori, e avendo studiato la politologia sui testi di Sartori, sappiamo che la competizione politica può essere cartografata,
Allora, se tu ti muovi in questa prospettiva e analizzi la dinamica della politica interna in una prospettiva conflittuale di lotta per il potere, siamo lì. E quindi possiamo tranquillamente gettare un ponte verso la politologia invece di dire che siamo distanti e incompatibili. Siamo compatibili con un certo tipo di politologia. La geopolitica è incompatibile soltanto con tutto ciò che non poggia sul realismo. Siamo realisti. E quando prendiamo delle cantonate, le prendiamo insieme a tutti gli analisti realisti del mondo. Non abbiamo previsto lo scoppio della guerra perché era semplicemente irrazionale per noi in termini di realismo politico. Ma siamo stati in buona compagnia, non l'ha prevista Edward Luttwak, ma che non è un geopolitico, è un esperto di studi strategici. Ne ho parlato con lui, ho avuto questa fortuna nel corso di una trasmissione televisiva nelle fasi iniziali della guerra. Cioè, chi poteva prevederlo? Ed è tutto illogico. E a vedere i risultati, tutto sommato, forse retrospettivamente avevamo ragione noi a ritenerlo un'assurdità e non chi invece l'ha materialmente decisa. Secondo punto, strettamente collegato, no? L'importanza del leader. Il leader non è che interpreta un destino storico di un paese, no? Cioè non c'è nessun determinismo. I leader sbagliano. Oppure sono uomini di visione che riescono a migliorare significativamente la posizione del loro paese nel mondo. Allora bisogna comprendere la personalità del leader. Bisogna studiare i leader perché anche i leader sono attori geopolitici e fattori della geopolitica. Un autore russo che scrive spesso per noi, Dmitry Trenin, o Trenin, in un libro molto breve di un centinaio di pagine sulla Russia, a un certo punto spiega l'impatto deleterio che hanno avuto sulla storia e il destino della Russia due leader politici inadeguati. Il primo Nicola II, il secondo Mikhail Gorbaciov. Magari Putin sarà il terzo. Ma un leader che sbaglia le scelte fondamentali sul terreno della politica internazionale è un leader che provoca conseguenze deleterie sul destino del proprio paese che sono molto spesso irreversibili. C'è uno spazio nella geopolitica, secondo me, anche per l'autonomia dell'individuo, per la responsabilità dell'individuo. Non c'è nulla di automatico e di predeterminato se non a posteriori. Noi possiamo capire a posteriori quello che è accaduto e come ha funzionato la dinamica conflittuale che ha condotto a certi esiti solo dopo che abbiamo visto. Ed è come una partita di calcio o di rugby. Il fuoriclasse, se gioca bene, fa la differenza. Se gioca male, fa perdere la sua squadra. Non a caso, all'Inés alla fine abbiamo fatto una monografia su Putin per spiegare chi è, come è cresciuto, quali possono essere le sue reazioni di fronte alle sfide che incontra, evidenziandone tra l'altro l'emotività. Altro errore che facciamo noi realisti, perché bisogna essere anche umili certe volte, se no non sbaglieremo mai, no? Talvolta noi non siamo in grado di cogliere le emozioni. Di emozioni nel libro se ne parla, Se ne parla. Le emozioni che invece fanno parte degli studi strategici, no? È il momento dell'ethos che è in contrapposizione al logos della politica, non nella visione clausewitziana. Le emozioni hanno un peso nella politica, La politica è anche una cosa di passioni, non necessariamente ideologizzate, ma quando si lotta per il potere, alla fine ci si scontra, no? E lo scontro implica che tu danneggi qualcuno o qualcosa, e quel qualcuno o qualcosa molto spesso risponde e danneggia anche te, ma è difficile che tu rimani neutrale rispetto a quello che capita in queste circostanze. Questo sollecita le emozioni, no? Le radicalizza e le rende più difficili da trattare. Infatti il grande problema che ha la politica in tempo di conflitti è gestire queste spinte che vanno contro la logica
del negoziato contro la logica della ricerca del compromesso. Mettetevi nei panni in questo momento di Zelensky o di Putin, ma mica facile a un certo punto per Zelensky dire a Putin incontriamoci da qualche parte e discutiamo. Ci stanno decine di migliaia di morti, distruzioni. A un certo punto ognuno di loro, lui e anche Putin, devono render conto a una constituency domestica che può anche farli saltare se il risultato del conflitto non è più che soddisfacente in rapporto ai sacrifici che sono stati sostenuti. Quindi il leader è un fattore geopolitico di cui dobbiamo occuparci e non dobbiamo trascurarlo. L'ultima nota riguarda la geoeconomia, poi magari dirò qualche cosa sulla guerra anche perché sono stato sollecitato in tal senso. Allora, c'è una cosa da dire. Non bisogna confondere la geoeconomia con l'economicismo, sono due cose completamente diverse. La geoeconomia fa parte del campo degli studi strategici. Non significa farsi governare dall'economia, significa esattamente il contrario. È un discorso che riguarda l'intervento dello Stato nell'economia interna e internazionale funzionale all'alterazione della divisione internazionale del lavoro. Tu entri nella politica economica non per disciplinare, come si fa per esempio da noi, la distribuzione della torta tra imprenditore, salariato e quant'altro. No, tu entri nel mondo delle relazioni economiche con una prospettiva geoeconomica quando il tuo obiettivo, per esempio, è far nascere nel tuo paese un settore industriale ad alto valore aggiunto facendo fuori uno o più competitori stranieri. Il campione geoeconomico per eccellenza è il Giappone. Non per caso, Luttwak, che è quello che ha introdotto questa storia, questo termine qua, viene dagli studi strategici, ed era preoccupato all'inizio degli anni 90 del fatto che il Giappone e l'Unione Europea potessero spogliare gli Stati Uniti di alcuni settori industriali ad altissimo valore aggiunto. Perché guardate, la potenza politica risulta da una serie di fattori, dalla combinazione di una serie di fattori materiali, uno dei quali è la forza militare, ma l'altro è l'economia. Tu puoi migliorare la tua posizione nel sistema internazionale rafforzandoti economicamente. Come lo fai? Lo fai se riesci a strappare ad altri paesi il controllo di settori che producono più ricchezza e più reddito. Vi faccio capire la differenza, quanto siamo indietro noi italiani sotto questo punto di vista. Il dibattito su Alitalia. Abbiamo parlato di cosa? Di posti di lavoro, tutto il tempo. Non ho sentito negli anni lunghissimi in cui si è parlato di Alitalia delle ragioni per le quali è opportuno o non opportuno avere una compagnia di bandiera. Una compagnia di bandiera può servire strategicamente e ha senso tenerla persino in perdita se la usi geoeconomicamente. Anni fa, Centro di Studi Strategici della LUIS, ottenemmo un contratto dal Ministero degli Esteri per studiare la nostra penetrazione commerciale in Africa. Andando a fare interviste in giro, a un certo punto una funzionaria molto capace dell'Istituto del Commercio Estero disse: uno dei problemi sono le rotte aeree. Nessun imprenditore italiano si reca in una località se non è in grado di fare il movimento door to door, porta a porta, da casa sua alla destinazione entro le 24 ore. Noi non abbiamo una compagnia di bandiera che ce lo consenta. Dobbiamo usare le compagnie aeree degli altri, per esempio Air France. Sappiamo dalla pubblicistica francese, che spesso è trasparente su questi argomenti, che per esempio tutta la business class di Air France ha delle scimici. Molto semplicemente la DGSE ed Air France cooperano. Allora magari avere una compagnia di bandiera può anche servire a difendersi dallo spionaggio avversario. Abbiamo sentito qualche cosa a questo riguardo? Nulla. Nulla. Anche la geoeconomia, se intesa in una certa maniera, cioè come forma di competizione tra Stati per ritagliarsi una torta più grande
del benessere disponibile nel mondo ha un senso e non è affatto una negazione della geopolitica, ma ne è una dimensione. È uno degli strati della TAC, è uno degli strati della TAC di cui ha parlato Piero. Certo, è più difficile farlo capire, è più difficile spiegare perché i posti di lavoro non sono tutti uguali. Noi produciamo una marea di laureati che debbono emigrare, ma perché? Perché abbiamo una struttura produttiva tale in cui, per esempio, carriere di alto profilo nel settore imprenditoriale privato non si possono fare. Siamo molto contenti delle piccole e medie imprese, abbiamo tutto il dovere e il diritto di esserlo, ma nella piccola e media impresa una grande carriera non si può fare. Le grandi carriere si possono fare nelle grandi imprese, non a caso le grandi imprese da noi dove stanno? Stanno dove c'è lo Stato e stanno dove lo Stato può esserci perché ci sono delle deroghe da parte dell'Unione Europea, il comparto di produzione di materiale d'armamento essenzialmente, questo è. Da ultimo, una riflessione sulla guerra. Quando si combatte succedono fondamentalmente due cose. Abbiamo due livelli, no? Sul terreno si spara, c'è la prova di forza tra i sistemi militari contrapposti. Al più alto livello però c'è la dialettica delle volontà. La prova di forza è funzionale al condizionamento della volontà dell'opponente, della volontà dell'avversario. E qui ha perfettamente ragione Greta. Questa guerra continuerà fin tanto che entrambe le parti saranno convinte o resteranno convinte del fatto di avere ancora una chance di modificare a proprio favore sul campo la situazione prima di sedersi al tavolo negoziale. Debbono continuare a combattere finché non arrivano a questo punto. Questo spiega per quali motivi la comunità internazionale non ha moltissime carte a sua disposizione per accelerare la conclusione delle ostilità. L'ultima riflessione, veramente al margine, me l'ero dimenticata ma era annotata, è sulla pace. Allora, qui bisogna intendersi. Questa è una cosa che ho spesso insegnato quando ancora avevo una cattedra di studi strategici. Non esiste un solo concetto di pace. Le guerre scoppiano non perché la gente ama combattere, ma perché a un certo punto si scontrano due visioni incompatibili della pace. Un aggressore inizia le ostilità perché vuole imporre una pace diversa rispetto a quella che c'era prima. E quello che resiste, paradosso clauseviziano, la guerra non la inizia mai l'aggressore, la guerra la inizia il difensore che non ci sta, imbraccia le armi per difendersi da chi lo attacca, altrimenti non c'è guerra, l'Anschluss, fiori all'invasore. Quello che resiste evidentemente non accetta che venga cambiata a suo sfavore la situazione di pace che preesisteva, lo status quo. Poi guardate, la letteratura è piena di definizioni della pace differenti. Il realista vi dirà che la pace è un concetto negativo, cioè l'assenza di guerra, l'assenza di combattimenti. Ma poi ci sarà quello che crede che la pace invece debba avere un contenuto positivo, la giustizia universale per esempio, o il concetto cattolico, a ciascuno il suo. Ma siccome storicamente la distribuzione delle risorse non è equa e comunque la dinamica delle azioni politiche messe in piedi dagli Stati è tale che in qualche modo la distribuzione della potenza politica tra le nazioni varia di giorno in giorno, per cui a un certo punto sorgono ambizioni
La struttura formale del mondo non rispecchia più i rapporti di forza sottostanti e allora il sistema entra in tensione. Qualcuno vuol cambiare l'ordine, cambiare la pace per un ordine diverso, una pace diversa. E questo è il grande fraintendimento del dibattito che in questo momento è in corso tra coloro che sono favorevoli ad aiutare anche con le forniture di materiale d'armamento l'Ucraina e chi invece è contrario. Sono in contrapposizione due paci differenti. Non ce n'è una sola. Qual è la pace che ci piace di più? Uno. E possiamo fare un discorso di valori, se vogliamo. Forse è meglio farne uno più neutrale. Quale pace ci conviene? Qual è la pace che è più funzionale al nostro interesse nazionale? Bene, nel secondo caso stiamo facendo un'analisi geopolitica, nel primo no. E con questa considerazione mi fermo. Grazie a tutti, io non andrò al podio perché credo che così stiamo tutti entrambi molto più comodi. Grazie ai relatori per l'introduzione, per gli spunti di riflessione e grazie a voi per essere qua. Io colgo l'assist di Germano per provare a calarmi un po' di più sul terreno, anche per, come dire, facilitare lo scambio in base ovviamente al mio racconto sul campo. La premessa metodologica è quella che diceva un po' Piero, ovvero il tentativo di andare sul campo attraverso gli strumenti della geopolitica, dell'analisi geopolitica, sporcandosi un po' le mani, quindi cercando di mettersi nella testa e nei piedi, diciamo così, di almeno una delle metà campo. I primi mesi, quando io sono stata un totale di 3 mesi e mezzo in Ucraina, in 3 diverse trasferte, era simpatico quando tornavo perché spesso ricevevo domande anche da eminenti analisti di geopolitica che mi chiedevano se fossi riuscita a parlare con i russi, il che già testimoniava insomma una grande inconsapevolezza di che cosa significa poi stare al fronte anche per gli analisti di geopolitica. Cioè, se vado in Ucraina non posso parlare con i russi, se parlo con i russi significa che ho passato la linea di contatto e quindi sono stata insomma presa tra i due fuochi, ecco. Quindi di certo questo non è possibile. Il mio intento è stato quello però di provare comunque a mettermi, come dico nel libro, dentro il pathos e l'ethos di almeno una delle metà campo. Non escludo ovviamente anche di recarmi in Russia con tutte le difficoltà del caso, perché come sapete in una guerra, quindi una guerra di informazione piena di propaganda da entrambi i lati, c'è il rischio di essere presi per spie, per insomma di certo non essere accolti benevolmente dall'altra metà campo. Questa premessa metodologica credo che sia fondamentale soprattutto in questo momento, cioè credo che questo sia un momento, il momento forse più importante in cui occorre provare a mettersi nei panni dell'altro, il che non significa umanizzare il nemico o umanizzare l'avversario, ma rendersi conto appunto, seguendo un approccio realistico, che con l'avversario bisogna parlarci se si vuole provare a parlare di pace. E credo che sul terreno adesso le condizioni, che sono quelle di una guerra probabilmente molto più di attrito che di stallo, queste condizioni sono fertili tanto per un dialogo e quindi per poter parlare di pace, quanto per eventualmente invece un'escalation, proprio per via di questo attrito. E per questo, per cercare di capirci meglio, proviamo a metterci di nuovo nella testa dei due schieramenti. I due fattori fondamentali, io credo, per da tenere sott'occhio in questa fase hanno a che fare sicuramente con, l'abbiamo citato in realtà, il morale dei soldati e quindi di nuovo sicuramente il fattore umano, il fattore psicologico di chi combatte, e dall'altra parte la tenuta del fronte interno, ovvero che cosa sente l'opinione pubblica, quanto sta reggendo l'opinione pubblica, che poi deve compattarsi o meno di fronte al leader, attorno al leader, o comunque sia sostenere poi chi va a combattere. Dal punto di vista ucraino, che cosa si sta verificando adesso sul campo? Abbiamo, pare, un contingente di circa 50-60 mila combattenti pronti
ovvero addestrati secondo gli standard NATO, attrezzati con la fanteria meccanizzata e carri armati di produzione occidentale, che essenzialmente sono in fase di dislocamento, non si sa ancora bene dove. La controffensiva è stata già dichiarata più e più volte. In realtà io ho sentito proprio ieri uno di quei militari con cui sono stata embedded, secondo il termine giornalistico, nelle retrovie di Bakhmut fino alla scorsa trasferta, quindi si parla di aprile, qualche mese fa, che mi diceva proprio che in realtà non ci credono nemmeno loro tanto in questa controffensiva, nel senso non c'è un grande entusiasmo, perché non sanno ancora loro dove verrà effettuata. Non sono nemmeno così tanto grati o entusiasti rispetto agli standard, agli addestramenti NATO, perché ovviamente ci dicono non è una panacea per la malattia, nel senso che sanno gli ucraini insomma di ritenere che la capacità di combattimento si formi poi sul campo, quindi certo questi addestramenti NATO che vengono così tanto invocati non è che poi vanno a cambiare davvero le sorti della guerra. Cosa stanno facendo adesso gli ucraini? Stanno cercando di testare la prontezza al combattimento e la capacità, la tenuta della difesa dei russi, che nei mesi scorsi, ovvero nei mesi invernali, hanno fortificato e consolidato i propri territori occupati, soprattutto negli oblast di Zaporizhia, di Kherson, oltre che del Donbass, considerando tra l'altro appunto che ovviamente, come sappiamo, è stato passato un decreto che, secondo cui questi quattro oblast che ho citato fanno parte della Federazione Russa. Gli ucraini non sanno ancora dove sfondare e non sanno se utilizzare ancora questo contingente fresco, diciamo così, in maniera compatta o, come diciamo nell'ultimo numero di Limes, attraverso la tattica delle 100 punture di spillo, quindi attraverso dei commandos dislocati e più piccoli che sono in grado di fare piccole incursioni e magari arrecare piccoli ma strategici danni, diciamo così. Dalla parte russa, piuttosto, la situazione dell'esercito e del morale qual è? Anche lì la situazione è molto difficile, perché se la Russia non ha un problema di capitale umano in termini demografici, come invece può aver avuto l'Ucraina nei mesi scorsi, e ci ricordiamo tutti i video di vari uomini, insomma ragazzi, giovani che vengono presi dalle strade di Odessa per essere mandati al fronte, e io ho tra l'altro anche diversi aneddoti di artisti ucraini che non possono più lasciare l'Ucraina per mostrare le foto della guerra in giro per l'Europa, quindi raccontare la guerra e fare il loro, perché sono comunque uomini arruolabili, quindi devono restare pronti per il combattimento. Nemmeno i figli dei diplomatici ucraini adesso possono lasciare il territorio ucraino. Dal punto di vista russo invece abbiamo faide interne di potere, giochi di potere enormi fra gli irregolari, ovvero l'esercito che fa capo appunto al capo di Stato Gerasimov e al capo di Stato Maggiore Gerasimov e al ministro della difesa Shoigu, e tutte le milizie, le PMC, la Wagner, ma tutte quelle che stanno proliferando essenzialmente. C'è un grande dualismo che si sta creando fra l'esercito regolare e la proliferazione appunto delle milizie, dei mercenari, dei contractor. Anche a livello di narrazione, io credo, perché quello che sto vedendo è che effettivamente perlomeno la Wagner sta cercando di intestarsi la narrazione proprio sulla difesa della madre patria Russia rispetto invece all'esercito regolare. Un esercito regolare che Putin, il presidente russo, è piuttosto reticente a foraggiare, se vogliamo, vuole continuare a spedire i mercenari e è reticente più che altro nell'utilizzare i soldati di leva per andare a combattere. Queste faglie di potere ovviamente creano confusione e mancanza di coordinamento nella linea di comando e ovviamente, come dire, alimentano la sofferenza o perlomeno l'insofferenza sicuramente dei due eserciti. Da questo punto di vista siamo in una fase di stallo da diversi mesi proprio per questo, perché in realtà per capacità demografiche da un lato e per magari migliori capacità di combattimento relative in base ovviamente alla parte demografica, ovvero al capitale umano militare dei russi dall'altra parte, c'è una sostanziale parità, diciamo, che è il motivo per cui essenzialmente la linea di contatto non si è spostata granché negli ultimi mesi.
E quindi da questo punto di vista bisogna guardare poi invece il fronte interno, ovvero che cosa pensa l'opinione pubblica di questa guerra. E da questo punto di vista ovviamente la narrazione dei due presidenti e quindi il dialogo che si ha con la propria popolazione è fondamentale. In Ucraina questa guerra che cosa è? Una guerra per l'indipendenza, non per la formazione di una nazione, perché come diceva bene Piero, la nazione ucraina si ritiene già ben formata, però sicuramente rappresenta un tassello per l'indipendenza e la sovranità territoriale e nazionale. L'Ucraina vede questa guerra come la guerra di una nazione che ormai è bella e formata, che cerca di, come dire, togliersi, diciamo, scappare da quel tentativo di un impero in declino che cerca di tenerlo trattenuto a sé. Insomma, è uno spazio, l'Ucraina, lo sappiamo, fatto di anime diverse, frastagliato a livello culturale, religioso, eccetera, ma la nazione ucraina ormai è storicamente già e tradizionalmente, insomma, già formata, e quindi l'obiettivo ucraino al momento continua ad essere, nonostante le difficoltà, nonostante anche le velleità, o perlomeno quanto può sembrare a noi velletario, l'obiettivo ucraino continua ad essere la ripresa dei confini del 1991, Crimea e Donbass inclusi. Ho intervistato Podolyak, il consigliere presidenziale di Zelensky, nella mia ultima trasferta in Ucraina, a Kiev, e l'ultima intervista tra l'altro è stata pubblicata proprio nel numero di Limes uscito qualche giorno fa. Mi ripete che non soltanto c'è questa, la vittoria per loro non significa soltanto la ripresa dei confini del 91, significa anche la sconfitta dimostrativa della Russia. E Podolyak in questo fa un passaggio fondamentale, mi dice: non è interessante sapere o meno se noi negozieremo con Putin, noi possiamo anche negoziare con il presidente russo, posto che comunque Zelensky ha varato un decreto che in realtà proibisce di negoziare con Putin al momento. Però Podolyak dice: non è importante con chi negoziamo, è importante con cosa negoziamo, ovvero è importante con cosa il presidente russo rappresenterà. Perché se la Russia sarà sconfitta come noi vogliamo che sia e come sarà, mi dice Podolyak, Putin sarà semplicemente il presidente di un paese sconfitto, che ha quindi dovuto ridimensionare la propria concezione di sé, da imperialista a sconfitta, chi lo sa, e quindi in quel caso anche negoziare con Putin non sarebbe un problema. Da questo punto di vista Podolyak mi ha mostrato una profondità geopolitica, una consapevolezza di che cosa sia effettivamente la Russia e come viene percepita dagli eliti occidentali molto grande, perché mi diceva, e questo è interessante credo per noi, per darci la contezza effettivamente di chi comunque sta a Kiev, perlomeno Podolyak è stato il capo negoziatore delle cosiddette finte trattative che sono state fatte in Bielorussia i primi mesi e i primi giorni dell'invasione, ha un passato giornalistico, ma mi diceva proprio: voi in Europa non riuscite a capire cos'è la Russia, avete questa paura dell'inconnu, se vogliamo, e quindi questa non comprensione del fatto che si tratta di uno Stato, di un paese che vive secondo paradigmi passati, ovvero che si sente ancora impero quando non ha più le capacità per esprimere un valore aggiunto umanistico, quindi quello che noi chiameremmo il soft power, quello che chiameremmo il messianismo, la missione. Podolyak dice: la Russia non ce l'ha più perché il suo soft power si basa sull'hard power, cioè sulla potenza militare. Una potenza militare che non sta più, come dire, che non ha più quella capacità attrattiva, perché non riesce nemmeno appunto a vincere la guerra. E quindi voi europei dovete capire questo, perché se capite questo, con un processo graduale anche di progressiva tranquillità, come dire, diventando più tranquilli rispetto alla percepita temibilità russa, possiamo cominciare a parlare della sconfitta davvero reale della Russia. Dal punto di questa è la situazione in Ucraina. Posso assicurarvi che la maggior parte della popolazione, dell'opinione pubblica ucraina, è assolutamente legata e allacciata a questo concetto. Tutti i civili che ho intervistato mi ripetevano della impossibilità di accettare una soluzione temporanea o un congelamento del conflitto, perché l'odio accumulato, come abbiamo detto, ma non soltanto la diffidenza enorme che si è creata dopo il 2014, dopo l'invasione del 24 febbraio del 2022, fa sì che nessuno in Ucraina creda ora che se si andasse a congelare il conflitto la Russia non ritenterebbe una prossima scalata fra qualche anno.
che poi è quello che effettivamente ci dicono gli stessi russi, che come Trenin, che abbiamo intervistato nell'ultimo numero di Limes, ovvero che effettivamente una soluzione negoziale in realtà sarebbe semplicemente una tregua de facto volta a permettere di riprendere tempo, di respirare, di riforaggiare l'arsenale bellico e poi di ripartire. In Russia è fondamentale capire che l'opinione pubblica, di cui effettivamente abbiamo poca contezza perché i dati che ci arrivano sono per lo più manovrati ed è difficile effettivamente capire cosa ci sia oltre la propaganda, però per i centri demoscopici, insomma, che, a cui facciamo riferimento come il centro Levada, effettivamente ci dipingono un'opinione pubblica che in maggioranza è vicina ai desiderata o perlomeno agli obiettivi, alle mire del presidente russo, che sposano quindi la narrazione, la nuova narrazione della guerra non tanto per la denazificazione o per il salvataggio delle popolazioni russofone in Ucraina. Questa è una narrazione che sì, continua, ma che ormai è un po' bypassata, se vogliamo. Il motivo per cui l'opinione pubblica russa si lega attorno alla figura e alla gestione della guerra da parte di Putin è che questa guerra viene narrata come una guerra di uno Stato civiltà a sé, solo, la Russia, contro l'Occidente collettivo, contro, in geopolitica se diremmo, l'arroganza, la prepotenza americana, egemonica americana, che porta dietro di sé poi ovviamente le potenze occidentali, ovvero l'Unione Europea essenzialmente. Non è proprio poi così vero che non c'è un'opposizione interna alla piramide di potere putiniana, ovvero c'è comunque un'opposizione, ci sono i liberali sicuramente in minoranza, i pragmatici esecutori che fanno più riferimento al problema economico interno della Russia, ma per la maggior parte la vera opposizione interna a Putin, in questo senso Piero lo diceva bene, è un'opposizione che è ancora più oltranzista, più bellicista, più guerra fondaia, se vogliamo, di Putin stesso. In questi termini le maggiori critiche che il presidente russo sta subendo sono: non ci hai portato alla vittoria definitiva, netta e rapida come volevamo, non ci hai dato la mobilitazione generale quando te la invocavamo, e qui facciamo riferimento al leader ceceno Kadyrov, a Gerasimov stesso, e quindi non dobbiamo immaginare che l'opposizione interna alla Russia sia quella che piace a noi, ovvero quella europeista, quella pacifista, quella che giudica male una cesura con l'Unione Europea. No, è una opposizione che è ancora più oltranzista e forse dal nostro punto di vista pericolosa, e che non ha difficoltà appunto a chiamare l'escalation nucleare. Si vede a Medvedev, ovviamente, che è diventato praticamente il delfino, se vogliamo, di quella frangia più oltranzista e bellicista, che appunto cito nel libro come precursore proprio della narrazione di quel abbattimento del tabù nucleare che si è verificato nei mesi scorsi. Beh, se queste sono le premesse, è chiaro che parlare di pace sembra molto molto difficile, non praticabile. Ora, io fino a poco tempo fa, come diceva Piero, vivevo all'estero, quindi non ero abituata ad ascoltare i talk show o i dibattiti televisivi italiani e proprio anche la metodologia di dibattito pubblico in Italia. Ho partecipato recentemente ad alcuni dibattiti ed effettivamente sono rimasta colpita dal fatto che in Italia sembra non si possa nemmeno parlare di pace, semplicemente, ma si debba parlare di pace giusta. Ecco, personalmente parlare di pace giusta per me è parlare del non nulla. Non esistono soluzioni di pace giuste o vittorie definitive, perlomeno in questa guerra. Come scrivo nel libro, ed effettivamente poi a ripensarci, effettivamente credo di averci preso, se questa guerra finirà, finirà sporca. E per lo più dobbiamo accettare l'idea che nella storia dell'uomo in generale la pace è un intermezzo, è una tregua fra un conflitto e l'altro, e non deve considerarsi come un fine esistenziale a cui tutte le popolazioni civili tendono. No, noi siamo stati molto fortunati ovviamente in questi oltre 70 anni di pace in Europa, ma appunto la storia ci racconta ben altro, perlomeno include ben altro. E quindi se vogliamo parlare di pace bisogna parlarne, come diceva Germano, con realismo, con contezza. Ovvero che una pace giusta non esiste, nessuno sarà mai contento alla fine di questa guerra,
E soprattutto se ne vogliamo parlare adesso, e io credo che sia un buon momento per cominciare a parlarne, dato appunto la situazione sul campo che determina poi le condizioni del dialogo politico, è fondamentale parlare di pace in termini di tregua, in termini di soluzione temporanea, in termini non di fine completa di questa guerra, ma di armistizio, di un cessate il fuoco, insomma, di qualcosa insomma, che può diventare praticabile, ma che non necessariamente deve considerarsi definitivo o in grado di riportarci antropologicamente, no, con la tranquillità che avevamo prima del 24 febbraio 2022. Questo difficilmente accadrà. E allora, dato che né in Ucraina né in Russia si parla di pace, perché comunque i due eserciti, nonostante le difficoltà, vogliono continuare a combattere, è importante che ne parliamo noi. Ed è importante che ne parliamo noi perché effettivamente le prospettive di tregua si possono aprire proprio attraverso l'Occidente, perché come diceva bene Germano e come provo a scrivere nel libro, la guerra è a più livelli ed effettivamente l'Occidente di fatto è parte in causa di questa guerra, che se ne dica o che non se ne dica, perché effettivamente in Italia abbiamo anche difficoltà a dire questo, ovvero che noi siamo in guerra e abbiamo una voce perché l'Ucraina è totalmente dipendente da noi, dalle potenze occidentali, dal punto di vista bellico, dal punto di vista quindi dei rifornimenti militari, dal punto di vista economico. Spoiler, prepariamoci a gestire per decenni, come dice bene Lucio Caracciolo nell'ultimo editoriale, la ricostruzione dell'Ucraina, perché è qualcosa che interesserà l'Unione Europea e ci interesserà per i prossimi decenni, dato che secondo le stime delle varie agenzie di investimento, BlackRock, occorrono almeno 411 miliardi di dollari per ricostruire l'Ucraina, quindi è qualcosa che sicuramente ci interesserà per il tempo a venire. Ora, l'Italia non credo che, questa è la mia opinione, abbia scelto ovviamente una posizione neutrale, parte ovviamente sempre con realismo, siamo parte dell'Alleanza Atlantica, abbiamo anche degli obblighi, non ha scelto anche velleitariamente di portare avanti una politica indipendente, come magari ad esempio può aver provato a fare la Francia, pur con pessimi risultati, data la credibilità la scarsa credibilità che Putin ha riconosciuto a Macron. Però dei tentativi sono stati fatti magari, poi dei tentativi più riusciti sono quelli sicuramente della Turchia, se vogliamo anche della Cina adesso, che prova a giocare un'altra partita, ma in quel caso lo sappiamo, non si tratta di una potenza totalmente super partes in questa guerra. Quindi se le potenze europee non sono in grado benissimo di esprimere questa voce, la voce che si può far più sentire ovviamente è quella americana, non soltanto perché primo fornitore di armi, ma perché ovviamente insomma, è la potenza egemone per quel che riguarda il famoso ordine internazionale basato sulle regole. E per questo anche io credo che sia un altro fattore importantissimo per capire quando effettivamente si potrebbe avvicinare una soluzione di tregua, è importantissimo studiare, anche se sembra davvero di andare lontano dall'Ucraina e andare dall'altra parte del mondo, oltreoceano, bisogna studiare il fattore interno, il fronte interno americano, ovvero l'opinione pubblica americana. Abbiamo studiato l'opinione pubblica, ho provato a spiegarvi l'opinione pubblica e quindi il consenso interno ucraino e russo, ma se è vero come è vero che l'Occidente parte in causa, che l'America è il primo, diciamo così, soggetto geopolitico dell'Occidente, va studiato anche che cosa pensa l'opinione pubblica americana. Ed è una cosa che effettivamente noi non siamo molto abituati a fare, cioè ci interessiamo delle elezioni, ok, facciamo le grandi maratone, però poi che cosa pensa l'americano medio o quali sono le faglie strutturali interne all'America lo pratichiamo di meno. Al momento, e non è al momento, sicuramente si può parlare più di oltre un decennio, gli Stati Uniti stanno vivendo una crisi identitaria che mira proprio alla ridefinizione di che cosa significa essere americano, che sta mettendo in crisi un pochino tutti gli ambiti e anche quindi la proiezione esterna degli Stati Uniti all'estero. La politica interna in America determina molto quelle che sono poi le priorità strategiche all'estero. Gli Stati Uniti stanno vivendo una fase di entropia importante, ovvero in cui sono molto concentrati sui propri affari interni, quindi la questione dell'inflazione, dell'immigrazione, della violenza d'armi da fuoco. Sono già stanchi di occuparsi di Ucraina, questo non significa che per la maggioranza della popolazione è ancora ovviamente favorevole al supporto all'Ucraina, ma sempre meno persone sono favorevoli a, prima di tutto, un sostegno sine die, quindi vogliono un sostegno ma con una fine, come per quel che è necessario, come diceva anche Biden già dall'inizio della guerra,
E meno, sempre meno persone sono favorevoli in realtà all'invio indiscriminato di armi, anche perché comunque l'industria bellica occidentale, soprattutto americana, che se ne dica, ha effettivamente esplicitato una difficoltà nel restare ovviamente al passo con le necessità di munizionamento che il territorio ucraino richiamava e domandava. Questa entropia determina anche una schizofrenia nel determinare qual è il rivale strategico in America. Ci sono delle semplificazioni che sono state fatte, ovvero tra il Partito Democratico e il Partito Repubblicano. Il Partito Democratico considererebbe la Russia ancora il nemico, il rivale strategico, la Cina, il Partito Repubblicano lo considererebbe invece la Cina il prossimo rivale strategico. Ora è molto difficile perché il Partito Democratico meno, ma il Partito Repubblicano è molto spaccato. Il prossimo anno ci sono le elezioni e questo è sicuramente un dato che è come dire, apartitico, nel senso che sicuramente la volontà americana è quella di cercare di sbrigare il più possibile velocemente la guerra entro la fine di questo anno per arrivare poi alla campagna elettorale e alle elezioni senza doversi troppo occupare di Ucraina nella campagna presidenziale. Tanto più considerando il fatto che, come sappiamo, e questo è un dato che ripeto spesso, proprio per i rifornimenti che vengono dati dagli americani all'Ucraina, Washington è rimasta indietro di oltre 4 anni nel cronoprogramma dei rifornimenti militari a Taiwan, e questo è qualcosa di inammissibile, considerato che effettivamente, perlomeno regge ancora, la consapevolezza per cui l'Ucraina non è ancora, perlomeno, un territorio strategico per l'egemonia americana, lo è sicuramente il quadrante di Taiwan nella sfida alla Cina nell'Indo-Pacifico. Ora quindi che cosa è successo per arrivare più ai tempi recenti e quindi continuare a parlare di soluzioni di pace o in termini di tregua? Recentemente una parte dell'establishment ha progressivamente immaginato una tregua, la cosiddetta soluzione coreana, che dovrebbe essere implementata attraverso una linea di demilitarizzata, ovvero una linea di contatto che dopo questa proclamata controffensiva, che non si sa bene quando finirà, anche se non si sa bene nemmeno quando inizierà, perché come ho detto, ho cercato di spiegare, non è ancora chiaro se sia iniziata, dove si sta muovendo, una linea di contatto che dovrebbe essere, la cui nettezza, diciamo così, dovrebbe essere garantita da una forza di interposizione, garantita quindi da altre potenze come l'India, come la Cina, e quindi con il coinvolgimento dell'OSCE, eccetera, con una serie di controbilanciamenti. Controbilanciamenti per la Russia attraverso una riduzione fino al progressivo abbattimento delle sanzioni e lato ucraino attraverso un armamento massiccio in realtà dell'Ucraina, ovvero il cosiddetto formato Israele, una soluzione per cui quindi l'Ucraina dovrebbe continuare ad essere armata fino ai denti proprio per in qualche modo riuscire a garantirsi, autogarantirsi quelle garanzie di cui probabilmente l'Ucraina non si fida più quando pensa al memorandum di Budapest o agli accordi di Minsk essenzialmente. E mi chiedo se queste premesse effettivamente per la soluzione, e tra l'altro controbilanciata lato diplomatico per l'Ucraina con non un ingresso nella NATO ovviamente, perché quella sì è un'altra linea rossa per la Russia, ma un'integrazione appunto nell'Unione Europea. Quindi spoiler di nuovo, attenzione perché questo significa addossarsi ovviamente i costi della ricostruzione dell'Ucraina. Ora io non so se queste sono delle premesse realistiche per una tregua, non credo necessariamente che effettivamente siano accettabili dalla Russia stessa, se non nei termini in cui diceva Trenin, ovvero sì, accettiamo una soluzione del genere perché abbiamo bisogno di respirare e poi tanto comunque ritorneremo. Insomma, la cesura con l'Occidente a me sembra sempre più netta e quindi la svolta a est della Russia verso la Cina e in generale quindi la chiusura anche del dialogo con gli Stati Uniti mi sembra sempre più evidente. Chiudo quindi con una nota un po' più noir effettivamente, perché in questo senso abbiamo detto che le condizioni sul terreno, quelle di attrito, sono tanto fertili per un dialogo, appunto questa soluzione di tregua che dobbiamo quindi monitorare, cercare di comprendere e vedere dove eventualmente inserirci, ma sono fertili anche per eventualmente un'escalation, proprio per quel concetto che diceva prima Piero, ovvero il fatto che mi sono resa conto anch'io di aver commesso un errore nell'analisi in questo tempo, ovvero anch'io inizialmente avevo questo bias cognitivo secondo cui in questa guerra c'erano delle linee rosse, ovvero
c'erano effettivamente dei punti oltre i quali non si sarebbe parlato, ovvero diciamo che era un bias cognitivo di cui io e molti altri avevamo bisogno anche emotivamente per rassicurarci. Ma se è vero come è vero che una guerra si autoalimenta ed è un processo che non conosce confini, in cui le linee rosse, che riporta appunto nel libro, sono state ripetutamente e regolarmente sormontate, il ponte di Kerch, le incursioni e la penetrazione nel territorio della Federazione Russa, che come sappiamo per la dottrina militare russa significa anche possibile utilizzo dell'arma atomica, dell'arma nucleare. Non soltanto, le ultime notizie ci dicono anche del fatto che le incursioni che sono state fatte a Belgorod, dove proverò a spingermi nelle prossime settimane, le incursioni a Belgorod, che è una cittadina che si trova al confine con l'Ucraina, lato russo, sono state fatte da alcune truppe, ovvero da alcune legioni, battaglioni, composti in maggior parte da russi, ovvero i corpi volontari della Russia e la legione per la libertà della Russia, che sono sicuramente delle legioni anche molto scenografiche, che servono all'Ucraina ovviamente per parlare anche a quella dissidenza interna russa, a dire abbiamo dei russi che combattono per noi. Ma in quelle truppe c'erano anche dei polacchi, e questo è un problema, o perlomeno ci deve far riflettere. Si tratta di un paese, parte della NATO, che ha a suoi cittadini che vanno a combattere e a penetrare nel territorio della Federazione Russa. Quando la Russia ci dice, per la dottrina sulla protezione dei nostri interessi esistenziali, se voi penetrate nel nostro territorio è ovviamente un interesse esistenziale del nostro paese, noi possiamo utilizzare l'arma atomica. È chiaro quindi che io credo vada chiarito che su questo Washington non ha presa, o perlomeno non sembra avere ancora capacità di presa, ovvero di sintesi. L'idea dell'unità della NATO, secondo me, sta già venendo meno. Ovvero Biden si è riempito la bocca ovviamente di grandi proclami rispetto a quanto effettivamente Putin abbia giocato male questa scommessa, ovvero che in realtà la NATO non si è scompattata. In realtà quello che sto vedendo è che non c'è un'eterodirezione per cui gli ucraini stanno esattamente ai desiderati e ai diktat di Washington. Il ponte di Kerch, ma anche la federazione, anche la stessa Crimea è stata colpita più volte, appunto queste incursioni. Insomma, va considerato effettivamente che credo Washington tema di arrivare a un punto in cui gli interessi americani, occidentali e quelli ucraini saranno così divergenti e che non sarà in grado Washington di assicurarsi che l'Ucraina non agisca come scheggia impazzito, perlomeno da sola, autonomamente, non decida di agire autonomamente. E questo insomma mi fa venire meno l'idea che mi ero fatta anche inizialmente, sempre per farmi un po' di autocritica, avevo coniato questo termine della pace per procura, si parlava tanto di guerra per procura, io mi immaginavo questa pace per procura per cui Pechino avrebbe spinto sulla Russia e gli americani, Washington avrebbe spinto sull'Ucraina e si sarebbe arrivati poi a una soluzione di sintesi negoziale. Credo sempre più convintamente che effettivamente questa guerra, la fine di questa guerra e anche la soluzione di pace negoziale, di tregua, la decideranno né Pechino né Washington, ed è per questo insomma che bisognerà continuare a seguirla sul campo. Dal nostro punto di vista l'Italia credo che appunto faccia parte di quel popolo che se ne dica che per Kiev non vuole morire, a differenza magari di polacchi, magari a differenza dei baltici, e in linea ovviamente con gli americani, e che quindi questo passaggio temporale anche andrà monitorato, ovvero quando gli americani arriveranno, magari dopo la controffensiva, a immaginare di dover davvero cercare di persuadere Kiev, non con la consapevolezza che ci riusciranno, ma con il tentativo di farlo, sicuramente l'Italia dovrà essere un paese di avanguardia per spingere nel negoziato, perché effettivamente abbiamo la credibilità per farlo. Grazie. Allora io ringrazio anzitutto voi presenti, gli autorevoli parlamentari e tutto il pubblico, tutto l'uditorio di questa mattina. Ho visto molte facce note e autorevoli, ringrazio. Se c'è, sì, ho visto che era mezzogiorno e non volevo abusare e approfittare. Se casomai c'è qualche domanda la prendiamo tutta insieme. Se c'è qualche domanda, ecco, allora se venite qui le prendiamo, la ringrazio. Avete lì? Sì, le prendiamo tutte insieme, però così poi...
Beh, questa è una domanda un po' per tutti. Perché Zelensky non ha voluto in nessun modo l'aiuto del Papa? Cioè, quando è venuto a Roma, alla fine non si è risolto. È per tutti, ma va dal vaticanista poi la domanda, ho capito. La ringrazio della condivisione ecumenica in questo caso. Ce n'è altre di domande? Prego. Salve. Una cosa su cui sia lei che Greta siete andati è la possibile assenza di linee russe. In sostanza non c'è la possibilità che un eventuale utilizzo dell'arma atomica da parte dei russi sia bilanciato in maniera convenzionale, come lei diceva, dagli Stati Uniti, e non è questo uno spostamento della linea russa, cioè non è nucleare contro nucleare, ma comunque ci si assume il rischio di una guerra mondiale, quindi non può essere visto come il fatto che la linea russa diventa più politica che nucleare. Questa era la questione. Grazie. Ce n'è un'altra? Così chiudiamo con tre? Sì, io grazie. Non la vedevo, mi scusi. Senti, vorrei fare riferimento soprattutto nella parte finale dell'intervento di Greta, in particolar modo quali sono le linee di condotta che stiamo vedendo nell'elaborazione della politica estera americana nella prospettiva delle primarie repubblicane, ossia se già adesso possiamo vedere una sorta di indirizzo stilistico tra i principali candidati, tra un Trump che probabilmente verrà confermato, un Ron DeSantis che è in prima linea ma non riesce ancora a imporre la sua visione e se vogliamo il Great Old Party che non riesce a dare una risposta chiara e univoca. Se dovesse tornare alla Casa Bianca, cosa farebbero con l'Ucraina, visto che il 2024 si avvicina sempre di più e le prospettive della guerra ugualmente sono già, almeno ai prossimi 12-18 mesi, saranno determinanti per qualsiasi trattativa di tipo negoziale. Grazie. Allora, mi pare che in questo biliardo le tre palline abbiano già ciascuna scelto la propria buca, perché c'è Dottori che ha scritto un libro sulla geopolitica di Trump, quindi che io ho avuto il piacere e l'onore nel 2019, il 4 luglio poi, giorno fatico per gli americani, di presentare al Palazzo della Marina con l'allora sottosegretario del governo giallo-verde Giancarlo Giorgetti, alla presidenza del Consiglio Lucio Caracciolo e i capi di Stato Maggiore, va bene, la città, quindi Germano Dottori rimane impresso, uno se lo ricorda, è come una stigmata, va bene, in tutti i sensi. E poi Greta Cristini, ovviamente le linee rosse ce le ha cercate lei, cominciamo da Trump. Allora, intanto la campagna elettorale per le presidenziali sta entrando nel vivo adesso e c'è una pluralità di candidati. È abbastanza evidente che la guerra in Ucraina e il tema del tipo di postura che gli Stati Uniti debbono assumere o vorranno assumere nei confronti del resto del mondo terranno banco, non c'è dubbio su questo. Non è vero che la politica estera sia marginale nella vicenda elettorale americana, è invece centrale, è assolutamente centrale, esattamente come è centrale il rapporto futuro che dovrà instaurarsi tra i cittadini americani e il loro Stato. Allora, cosa sta succedendo? Intanto, e questa era una tesi importante del mio libro, dal mio punto di vista, a parte diciamo, il carattere esotico del personaggio, Trump non è stato affatto una deviazione rispetto a quello che sta accadendo nella politica americana. Gli Stati Uniti, molto semplicemente, all'interno del loro corpo elettorale, non riescono più ad accettare facilmente l'idea di doversi far carico della stabilizzazione del mondo H24, 7 giorni su 7, 12 mesi all'anno su 12. E mano a mano che andiamo avanti verso le elezioni presidenziali, il problema rappresentato dalla prosecuzione della guerra in Ucraina lo stanno avvertendo anche i democratici, che hanno una difficoltà immensa. Debbono riuscire ad arrivare alle elezioni con la guerra conclusa o quantomeno sterilizzata, ma non persa, perché sull'amministrazione Biden pesano già le immagini del disastroso ritiro da Kabul. Questo è il punto. Dove sono diversi i repubblicani, declinazione Trump e associati, e i democratici? Sono entrambi per l'impronta leggera. Ma mentre i democratici sono favorevoli
a dei ritiri che non generano ordine, ma lasciano agli attori locali di determinarlo, accettando quindi un periodo di caos, i repubblicani, almeno amministrazione Trump, hanno immaginato una strategia di ritiri da perfezionare subordinatamente alla creazione di un ordine alternativo. Questa cosa qua non la si capisce, non la si capisce se non pensiamo agli accordi di Abramo. Gli Stati Uniti che si ritirano dal Medio Oriente, ma un Medio Oriente in cui è stato stabilito un reticolo ordinativo che conduce a una situazione di pace ed equilibrio, in cui poi di fatto il garante della sicurezza regionale diventa Israele. Punto. È un'altra cosa, è un'altra cosa completamente. Ed ovviamente dietro tutto questo cosa ci sta? Ci sta anche una visione differente dell'interesse nazionale americano. La visione dei democratici è molto vicina a quella che ha enunciato George Friedman, no? Cioè favorire la prosecuzione del momento di supremazia statunitense generando disordine in Eurasia e così costringendo le potenze eurasiatiche ad allestire forti eserciti invece che grandi apparati aeronavali e aerospaziali per contestare la supremazia militare globale degli Stati Uniti. Dall'altro lato invece cosa c'è? La ricerca di un mondo in pace per fare più business. Punto. Punto. Questo è. Vera è quella cosa che è stata ricordata da Greta, e cioè che il pubblico repubblicano e quello democratico e gli apparati dei due partiti non hanno la stessa percezione dei fattori di rischio e minaccia e di coloro che sfideranno o rappresentano la sfida maggiore agli Stati Uniti. I democratici sono più antirussi che anticinesi per un fatto molto semplice, che banalizzerò, e cioè ritengono che Putin sia il capo della destra mondiale e quindi in modo opaco anche del Partito Repubblicano, per cui Putin va eliminato, punto. Questo è il ragionamento. Dall'altro lato invece Trump, il rivale sistemico perché economicamente emergente, è la Cina e la Russia ci serve per contenerla. Su questo si sono scontrati. Ed è questo approccio che è costato a Trump l'ostilità, tra virgolette, dello Stato profondo, cioè le tecnocrazie del Dipartimento di Stato, del Pentagono, dei servizi, eccetera, che poi sono quelle che stanno concorrendo a metterlo nei guai. Io non so chi vincerà le prossime elezioni americane, molto dipende anche dalla scelta che farà il Partito Democratico, perché Biden ha delle difficoltà oggettive. Ma esistono altri candidati molto forti che ancora peraltro non sono ufficialmente sul campo, Manchin per esempio, o il governatore della California, che hanno un forte ascendente, rispetto ai quali diciamo qualsiasi repubblicano si troverebbe in difficoltà. Questo per quanto riguarda la domanda concernente gli Stati Uniti. Allora, lasciamo Greta per ultima come autrice del libro, o vuole lasciare a me? Risponde lei. E poi... Molto più bravo lei a chiudere che io. Allora no, io velocemente sulle linee rosse, ovviamente si può parlare di un sacco di linee rosse fino a che non si arriva alla distruzione dell'uomo in generale, quindi nel senso a livello teorico ne possiamo parlare appunto quanto vogliamo. Di certo, per quel che riguarda l'utilizzo dell'arma atomica, entriamo in un campo anche nuovo, in cui non c'è fortunatamente grande pratica, quindi anche l'idea dell'utilizzo di una tattica nucleare, lo sappiamo, le armi atomiche sono divise in tattiche strategiche di teatro, a differenza, a seconda insomma della gittata, quindi da dove possono essere lanciate, della potenza distruttiva e dell'effetto. Le bombe di Hiroshima e Nagasaki potevano avere anche una potenza distruttiva simile a quella di una tattica, ma per l'effetto ovviamente risolutorio che hanno avuto sono ovviamente paragonabili a quelle, sono considerate appunto delle armi nucleari strategiche. Quello che mi si diceva da Bocelli, il militare, quando come Piero l'ha ricordato,
era proprio appunto che loro sono convinti, gli ucraini, che l'escalation nucleare vi ci sarà, e quindi ci sarà effettivamente l'utilizzo di una tattica nucleare, forse nel retrovia della linea di contatto, in ambienti e in spazi più o meno vuoti, non abitati. Ricordiamolo tra l'altro che il Donbass è per lo più adesso un territorio martoriato su cui effettivamente c'è da discutere su quanto conti effettivamente abbia senso continuare a combattere, sia dal punto di vista ucraino che dal punto di vista russo, motivo per cui tra l'altro appunto nella idea dell'establishment americano il Donbass probabilmente resterebbe russo da questo punto di vista, perché gli ucraini effettivamente non avrebbero granché poi da guadagnarci in un territorio che è per lo più deserto, comunque sia spopolato, e per chi c'è rimasto magari si tratta di una popolazione che o effettivamente è russofila o comunque sia o saluta la bandiera ucraina o saluta la bandiera russa, l'importante è che smettano i bombardamenti. L'idea dell'utilizzo di una tattica nucleare sul campo, quindi su territori che non dovrebbero avere questa potenza distruttiva così grande, quindi non su città popolate, diciamo così, avrebbe comunque l'effetto, come dicevamo prima, psicologico enorme. Cioè l'idea sarebbe quella di utilizzarla per scioccare così tanto l'opinione pubblica, più che ucraina, occidentale. Se vediamo la maggior parte degli effetti e dei cambiamenti di tattica avuti dall'Occidente in questa guerra sono derivati parecchio non tanto da oltre la capacità ovviamente ucraina di resistere, ma da degli avvenimenti come Bucha ad esempio, che hanno scioccato soprattutto l'opinione pubblica occidentale, cioè le opinioni pubbliche europee, che non sono abituate a vedere quelle scene. Gli ucraini ormai da oltre un anno a questa parte si sono abituati a vedere alcune scene, a ammettere in qualche modo che la loro popolazione, la loro gente abbia all'interno una componente di violenza, di morte, di sangue. Noi non siamo abituati ovviamente a questa concezione, quindi siamo scioccati. Siamo scioccati e siamo intimoriti dalla possibilità di un'esplosione della centrale nucleare di Zaporizhzhia lì a Dnerodar, anche se davvero ancora logicamente non se ne deve parlare, possiamo non parlarne per almeno alcuni mesi, ma l'idea di un rischio nucleare ci terrorizza così tanto che magari a qualcuno fa pure comodo effettivamente terrorizzarci così tanto. Quindi ecco, secondo me l'utilizzo di una tattica nel campo ucraino avrebbe soprattutto l'effetto dal punto di vista russo di scioccare le opinioni pubbliche europee e quindi spingerle al negoziato, cioè perlomeno agire così tanto sulle potenze occidentali, sulla nostra psiche collettiva, per poter cominciare a spingere ancora di più su Kiev per portarla al negoziato, considerando tra l'altro che, e qui su questo chiudo, la scommessa di Putin, ed è il motivo per cui Putin resta il presidente russo che ancora mantiene una posizione piuttosto moderata rispetto alla propria posizione di cui abbiamo parlato prima, è che la consapevolezza, perlomeno la convinzione di Putin, è che il tempo sia dalla parte della Russia e che, nonostante si apra l'ipotesi di una guerra ancora protratta, magari congelata ma comunque lunga, prima o poi l'Occidente si logorerà. Prima o poi effettivamente ci sarà un logoramento dell'Occidente, quindi il tempo gioca a favore della Russia. Queste sono le considerazioni della Russia, e quindi anche in riferimento alla possibilità di un'escalation nucleare, perlomeno per quello che posso immaginare fino adesso. Grazie. Io rimango sulla linea rossa, perché se c'è qualcuno che ha passato una linea rossa è il Vaticano. Per il Vaticano questa guerra segna una svolta in politica estera. L'altro ieri è uscito il volume monografico Lezioni Ucraine di Limes, dove c'è un mio articolo molto lungo che si chiama Cappellano di Putin o Cappellano del mondo. Il Papa aveva la scelta simmetrica rispetto al patriarca Kirill, che notoriamente sta svolgendo la funzione e il ruolo di cappellano di Putin, consacrandone le scelte sulla bomba. Ha detto che la bomba atomica supporta la sovranità della Santa Madre Russia, quindi è tutto dire, l'ho citato testualmente, e il Papa simmetricamente avrebbe dovuto fare il cappellano dell'Occidente. Zelensky questo è venuto a chiedere a Roma, una photo opportunity con il Papa come benedizione dell'imminente controffensiva per conferirle
un crisma e carisma di crociata. A questo Francesco si è sottratto. È molto interessante il ruolo dell'Italia, perché voi sapete che il Vaticano non aveva invitato Zelensky a venire in Italia. Zelensky si è fatto invitare dal governo italiano e ovviamente poi, una volta che un capo di Stato è a Roma, come si fa a dire di no a un incontro in Vaticano? Questo io l'ho marcato nell'articolo, è estremamente interessante, perché da quando è nata la Repubblica e anche prima della Repubblica, le due sponde del Tevere litigano sulla politica interna. Pensiamo tutta la storia dagli anni 70 a oggi e i diritti civili. Partiamo dal divorzio dagli anni 70, arriviamo all'utero in affitto, cioè le acque del Tevere si increspano, mentre questa è una cosa su cui pochi riflettono, l'unico ministero italiano che sta sulla stessa sponda del Tevere è la Farnesina, quasi a iscrivere nella topografia dell'urbe una univocità direzionale in politica estera, invece sono sempre andati d'accordo, e a iscriverla nei destini dell'orbe. Guarda caso, questa volta noi assistiamo a una divaricazione anche in politica estera. Ricordate quando Giovanni Paolo II tuonava contro la guerra dei Trent'anni? La guerra dei Trent'anni è quella che comincia nel 91 nel Golfo, la prima guerra di Bush, e finisce nel 2021, quindi ecco la guerra dei Trent'anni e l'avevo contemporaneo con il ritiro americano dall'Afghanistan. C'era sempre la CEI del cardinale Ruini, filoatlantica, che recuperava con delle dichiarazioni e degli articoli di Avvenire. Questa volta noi abbiamo una CEI che invece è totalmente disallineata dal governo. Assistiamo a una divaricazione interessante in politica estera. Zelensky viene a cercare la benedizione per la controffensiva e gli viene rifiutata, perché il Vaticano si sta riposizionando, l'impero della Chiesa, fatemi parlare geopolitico, da vaticanista di Limes, l'impero della Chiesa si sta riposizionando perché è arrivata la globalizzazione, la Chiesa cresce a sud e ad est, va male a nord e a ovest, arretra a nord e ovest, cresce a sud e a est, e chiunque guarderebbe quindi verso quell'orizzonte. E il Papa si sta riposizionando optando per essere il cappellano del mondo e facendo delle scelte pesantissime, gravissime, su cui soltanto la storia, gravissime in termini di costo interiore, poi la storia saprà dirci, soltanto la storia, troppo presto anche per qualunque vaticanista, per misurarne poi l'efficacia. Ci sono giudizi che può dare solo la storia. Lo dicevo alla TV di Santoro in un dibattito di tutti i principali vaticanisti italiani 10 giorni fa, cioè avete evocato la tomba di Bucha. In Ucraina, come sapete, sono tutti cristiani, ma poi ci sono 5 milioni di cattolici, gli uniati, 5 milioni di cattolici. E evangelicamente il compito, muore Gesù, qual è la prima cosa che fa il suo successore in carica, San Pietro? Primo atto di un Papa, qual è nella storia? Muore Gesù il venerdì, la domenica mattina il compito è andare a vedere un sepolcro vuoto e dire che quel sepolcro non è qui, è risorto. Il compito del successore di Pietro era quello, evangelicamente, di andare apostolicamente sulle tombe, sulle fosse, sui fossati di Bucha e altri a dire è risorto, sono risorti. E lui a questo ha rinunciato, per dirvi quanto è gravosa poi la scelta individuale che un uomo fa nella sua coscienza, perché poi il Papa è solo sulla cima della montagna e non è andato perché automaticamente avrebbe perso quella figura di terzietà che lo fa sperare in una mediazione, perché anche da sudamericano si è convinto, lui dà sempre una traduzione storica, traduce storicamente, geopoliticamente i messaggi della scrittura. Voi sapete che se andate a guardare l'Apocalisse, come viene descritta l'Apocalisse? I quattro angeli fatali, cito testualmente, ai quali viene dato il potere di devastare la terra e il mare. È la prima volta nella storia che noi abbiamo contemporaneamente quattro crisi: pandemica, energetica, economica e adesso bellica. Nell'immaginario del Papa sudamericano
questa congiuntura delle quattro crisi gli fa presagire è la fine del mondo. Lui è convinto che questa guerra di Ucraina abbia la funzione di scossa sismica, faglia primaria sismica e coagulo che mette insieme il puzzle della guerra mondiale a pezzi, sua didascalia della storia contemporanea, la fa diventare guerra mondiale Tukur, con esito finale per l'umanità. Bisogna sempre stare attenti a leggere questo Papa, è complesso. Cioè, questo Papa scrive: io non riconosco a nessuno Stato il compito di erogarsi una missione divina per via istituzionale. Gli Stati agiscono solo per interessi di potere, per interessi nazionali. È geopolitico questo. Non riconosca a nessuno il manifest destiny, a nessuno, questo fa arrabbiare il rapporto con gli americani, no? Non lo riconosca a nessuno, però al tempo stesso, e allora bisogna capirlo, dice in continuo quando incontra i vescovi, l'ha detto la mattina di Pentecoste, 15 giorni fa durante l'omelia a San Pietro, questa è una guerra demoniaca, nel senso che c'è un attore nascosto, lui ci crede, mettetevi nei panni di un sudamericano, la sensibilità sudamericana, lui ha solo il cognome di italiano, cioè lui è immerso in quella cultura di provenienza. Io lo conosco dal 2003, l'ho moderato a un tavolo come questo a Buenos Aires 10 anni prima che diventasse Papa all'Università di Buenos Aires, e lui è convinto che ci sia un attore terzo e demoniaco. Lui legge la storia come un confronto tra il principe di questo mondo e il signore della storia. Quindi vedete questi due piani. Agli stati agiscono tutti per interesse nazionale. Poi dietro ci sono altre forze. Ci sono altre forze e la legge su un piano metafisico. Allora, questo Papa si è convinto che siamo sulla soglia dell'abisso della guerra mondiale e quindi ha fatto questa scelta gravosissima, perché pensate al rapporto con gli uniati, però, e vi faccio andare, chiudo, al 1596, perché sennò non capiamo niente di quello che è successo nei rapporti con Putin. 1596, prima la Polonia e poi l'Austria conquistano l'Ucraina occidentale. Lì è la occidentalizzazione, Leopoli, tutta la zona occidentale dell'Ucraina è occidente ed è pieno di ortodossi. Gli ortodossi vengono a Roma, fanno un patto col Papa di allora e si convertono al cattolicesimo. A un patto: manteniamo i nostri costumi, la nostra liturgia, le nostre regole, i loro preti si sposano tuttora, ma sono cattolici, si sposano. Gli uniati, i greco-bizantini, 5 milioni, più la diaspora. Lui li conosce bene, a Buenos Aires c'è una grossa diaspora ucraina. Quello, agli occhi di Putin, Kirill e gli ortodossi, i russi lo vedono come il fumo agli occhi, fu il primo trattato di associazione dell'Ucraina all'Occidente. Che cos'è nel 2014 l'innesco? Che quando cacciano Yanukovych, che cosa chiedono gli ucraini? Mica chiedono di entrare in Unione Europea, troppo gravoso per loro accettare le regole di Bruxelles. E la castità monetaria di Francoforte, la castità dei preti nostri continuano a sposarsi, la castità monetaria, chiedono l'associazione, è la trasposizione dell'uniatismo sul piano politico, pezzi di incorporazione dell'Oriente slavo all'Occidente mantenendogli la facciata delle loro tradizioni. Per Putin quella è la prima annessione di pezzi dell'Oriente slavo all'Occidente. E vede, e difatti Stalin e gli zar prima di lui hanno perseguitato gli uniati come nessun altro. Allora, il Papa di questo è consapevole, e altra scelta gravosissima che ha fatto, la prima cosa che faceva un Papa, appena si rendeva vacante il posto di un cardinale ucraino perché superava gli 80 anni e quindi non poteva più stare in conclave, ne eleggeva un altro. 8 concistori, Francesco, senza eleggere un cardinale, senza creare un cardinale ucraino. Altro prezzo che ha pagato all'appeasement con Putin, che oggi gli riconosce una funzione di terzietà e di mediazione. Il problema è che non gliela riconoscono gli ucraini. Perché dovendo scegliere tra cappellano d'Occidente e cappellano del mondo, ha scelto di essere cappellano del mondo e sarà la storia a valutare il passaggio di questa linea rossa. Va bene? Grazie. Grazie a tutti.